What do you think didn't work tonight? So se myslím, že dneska nefungovalo. I think the same as you think, we lost in defense. La stessa cosa che credo che voi pensiate, che abbiamo perso in difesa. A my samozřejmě jsme těch soubraní udělali hodně a trochu jsme přesunuli. There is no game without defense. We made many, many mistakes in defense, so it's too hard then in the offense again. Non c'è la possibilità di giocare una buona partita quando si gioca male in difesa. In realtà è stesso la difesa che poi permette di sviluppare un buon attacco. Avete partito un po' il calore dell'ambiente? Did you feel a bit the pressure due to the audience tonight? Cítili jsme se pod tlakem, protože jsme v Praze prohráli utkání, které jsme měli většinou zápasu rukou samozřejmě. I wouldn't say so. It was the pressure of the audience, but because of the loss in Prague, which didn't help us, it was to play here on your ground today. Non credo che abbiamo sentito in realtà la pressione più di tanto per la Mazzola, ma era più un discorso dovuto alla sconfitta in Praga, e quindi oggi è quello che ci ha portato a non disputare anche magari un buon match. Si aspettava di trovare un'avversaria così determinata, così mentalmente concentrata. The game in Prague was very tight, so it was head to head. Did you expect Prague to be so focused and determined tonight? A to jsem určitě neočekával, samozřejmě jsem věřil, že to bude vyrovnaný zápas s otevřeným koncem. I definitely didn't think that I expected a tight game again with the open finish. Viděl jsem, že je zle ve chvíli, kdy jsme znervozněni v obraně, měli jsme řadu útočných faulů do setu. But I saw it very sharply. Jsme začali fauly doplácet, protože jsme tu I saw it troublesome at the moment when we started to play bad defense. We made many fouls, and then probably it was the break of the game. Sicuramente non mi aspettavo nuovamente una partita punto a punto, visto che in realtà si trattava di quella decisiva. Sicuramente però non mi aspettavo magari di giocare così male in difesa, che è stato poi quello che effettivamente ci ha portato. Quanto ha pesato l'assenza di How important was the fact that Vitechkova didn't play tonight, psychologically and also with regards to the plays? That number 15, your player, was injured. Zranění je samozřejmě pro nás nepříjemný a myslím si, že pro každého soupeře ta ztráta je, už to řeknu, příjemná. Of course, it was a very, very difficult moment because such a player, you feel it in every game, and of course it was quite, let's say, better situation for your team. Bohužel nám chybí Evina Malci, která je taky zraněná. Unfortunately, it's also Evina Malci injured. She couldn't play 100%. Sicuramente è una giocatrice che si sente in ogni partita, quindi la mancanza stasera è stata determinante. Siamo stati anche sfortunati in realtà a non avere nemmeno Malzi che è ancora insomma in fase di recupero. Allora ci tiene che si gioca il console per team, già sicuro sto giocando a un grande. But it doesn't mean that I would like to anyhow say that it was why you played so well. It was not because of the injuries of our players that you played so well. Ma comunque sia non vorrei sminuire il vostro gioco dicendo che avete giocato così bene per la mancanza di queste giocatrici. Sicuramente non era questo il motivo per cui... Určitě ta jejich neúčast v utkání nezavinila ten chaos obrany, který tam dneska byl, asi zavinil. The misses of these two key players
didn't influence our defense. So it was our bad defense that strongly influenced the process of the game. La mancanza di queste due giocatrici chiave in realtà non ha influenzato la nostra difesa, che come dicevo prima è stato l'elemento che ci ha fatto. So I only can congratulate to your team. You played nice basketball, hard work today, and I hope that you'll go quite far. Quindi non mi resta che in realtà congratulare la vostra squadra per il gioco, il lavoro duro di stasera, e augurarvi in realtà di andare quanto più avanti possibile. Posso fare una domanda io? Volevo chiedere se Elosa ha You have already trained Elodie Godin in the past because she was one of your players. Have you seen her change? Do you actually miss her? Or maybe like this? It's a very nice question, but I expected a question. And I'll answer with pleasure. Elodie u nás hrála před třema lety a myslím si, že za ty tři roky se zlepšila. She played for our team 3 years ago, and I think that she made a great progress since then. Domanda curiosa, ma che onestamente mi aspettavo. E a dir la verità, penso che insomma, dopo il corso di questi 3 anni, perché Elodie ha giocato con noi 3 anni fa, penso che sia sicuramente migliorata molto. Domande per Rotova, così lasciamo. Sì, se dal campo si è avuta la stessa impressione che ha avuto il coach della gara. Se loro hanno pagato particolarmente la difesa e non probabilmente la grande gara d'attacco giocata dal Kras. Did you have the same feeling, the same sensation as your coach, like as a player? So do you really think that it was the defense that made you lose, but it wasn't also the lack of in offense? Of course, everything started in defense. If you play bad defense, you cannot play good offense. So yes, I think it was the strongest moment that we didn't play well in our defense. Sicuramente se non si gioca bene in difesa non si riesce ad avere un buon attacco, e quindi sono d'accordo nel momento in cui si dice che effettivamente nei momenti più forti siamo venuti a mancare con la nostra difesa.